Buonasera. Buonasera Carlo, naturalmente voglio partire dall'episodio del finale e tra l'altro dalla tua espulsione e voglio una valutazione su entrambe le decisioni arbitrali o non decisioni, soprattutto quella di non dare il calcio di rigore al Napoli. No. Credo che è un episodio molto semplice, non è complicato. Credo che c'è stato un abbaglio, è una decisione che è stata presa dal VAR e non dall'arbitro. Io credo che il VAR doveva perlomeno mettere il dubbio all'arbitro, ma questo dubbio non l'ha messo. Credo che ha arbitrato Banti e non Giacomelli questo episodio, e questo credo che è il problema. Sulla mia espulsione stavo cercando di calmare i miei e l'arbitro mi ha detto dammi una mano e gli ho detto ma sì, una mano te la do ma non ti viene il dubbio, e mi ha tirato fuori il cartellino rosso. No, non doveva succedere, io penso che non doveva succedere perché è triste, è triste. Mister, due cose. È una sconfitta per il calcio italiano quella di stasera. La seconda, ho chiesto a mister Gasperini da uomo di campo un giudizio su quanto possa aver influito tutto quanto accaduto a partire dal momento in cui il calcio di rigore non è stato concesso a quello poi che è venuto dopo, quanto questo possa aver poi condizionato il risultato. Ha preferito non rispondermi dicendomi di andarmi a rivedere le immagini prima. Lo chiedo a lei allora. Grazie. No, ma insomma, al di là del di questo episodio qua, la partita è stata giocata molto bene da parte nostra, abbiamo fatto un'ottima partita da un punto di vista fisico, tecnico, soprattutto nella seconda parte, abbiamo giocato per vincere, avevamo meritato di vincere, la prestazione della squadra è stata ottima, andava coronata col risultato, a volte ce la prendiamo con noi stessi, stavolta non credo che c'è niente da rimproverare a nessuno. Poi dopo tutto il resto ci rimane questo rammarico dei due punti persi perché erano meritati, tutto qua, con una svista, diciamo, una topica clamorosa. C'è un Conte che sbaglia un arbitro, ma adesso c'è il VAR che controlla tutto, perché poi oltretutto c'era un'espulsione de Pasalic su Callejon, che è la stessa che ha preso Stepinski contro Musacchio col Milan, c'era perlomeno il dubbio, una valutazione sul rigore di Toloi al 93esimo. Di solito si va a vedere. Allora o ci spiegano come funziona il VAR, o ci dicono arbitra il VAR, o ci dicono togliamo il VAR. Cioè, io ero un fautore del VAR, ma se questo è l'utilizzo del VAR ci dobbiamo preoccupare. E io sono preoccupato, sono veramente preoccupato, perché qui non arbitra più l'arbitro. Se doveva essere un supporto per l'arbitro, ora non è un supporto per l'arbitro, è l'arbitro. Ce lo devono dire chiaramente, oppure cambiano. Cambiano, e qui credo che ci debbano essere gli organi competenti. Mi sento attaccato personalmente, al di là dell'espulsione, che è già la seconda volta. Tra l'altro il quarto uomo era Doveri che mi ha espulso a Milano. Non mi è quasi mai capitato di essere espulso. Alla mia serietà, un attacco, anche alla mia professionalità, mi dispiace moltissimo per i giocatori e per la mia società. Si devono svegliare. In un certo senso Aurelio De Laurentiis si è svegliato bene, nel senso che è stato molto, molto duro nei confronti dell'arbitro. Ma quello che voglio chiedere a lei, intanto se è preoccupato dopo questo risultato, e poi vorrei sapere anche di Allan. Allora, una distorsione al ginocchio, dobbiamo valutarlo domani, speriamo non sia niente di grave, ha un po' di dolore ma non è eccessivo, sono preoccupato, il motivo della preoccupazione è legato a questa confusione che c'è nella decisione, tutto qua, insomma niente altro, il resto
Adesso siamo poi dietro in classifica, ci servivano questi 3 punti, ma io credo che giocando così la squadra ritrova le posizioni molto in fretta. Radio Marte. Buonasera, buonasera mister, sono qui. Volevo chiederle, Giacobelli già mi pare col Pescara subì la decisione del quarto uomo, allora c'era, anzi del giudice di linea di porta, e stavolta del VAR evidentemente, questione anche di personalità dell'arbitro, perché in altre occasioni l'arbitro invece che prevale sul VAR, almeno fino a quest'oggi. E poi l'altra cosa, visto che dopo la confusione, le polemiche dopo Fiorentina-Napoli, si aspetta che Nicchi o Rizzoli facciano le proprie scuse per l'errore di questa sera, come hanno fatto a Firenze. Ma io credo che Nicchi dirà che non era rigore, che la valutazione è giusta, credo che prenderà le parti dell'arbitro come ha sempre fatto, ma insomma rimane il dato di fatto che è stato un errore clamoroso. La personalità dell'arbitro? Ma non lo so, io non mi permetto di giudicare la personalità dell'arbitro, non mi permetto di giudicarla, come ho detto gli arbitri fanno errori, ma questo non è un errore dell'arbitro, è quello che se fosse stato un errore dell'arbitro sapevamo con chi prendercela. Qui ce la prendiamo con un mezzo meccanico che non è un mezzo meccanico, perché insomma c'era un altro arbitro al VAR che ha fatto finta di non vedere. Mister, lei ha così tanta esperienza internazionale da poter proporre la strada per migliorare al calcio italiano. È un problema secondo lei questa confusione di protocollo VAR o di come viene gestito da parte degli arbitri, del designatore? No, io non sono in grado, io faccio l'allenatore e cerco di fare il meglio per allenare la mia squadra e a volte sbaglio e come quelli che sono addetti a, diciamo, ai lavori. L'importante è, io credo che per migliorare, quando una squadra migliora, è riconoscere gli errori. Se la mia squadra gioca male, la prima cosa che guardo è la valutazione di cosa si può fare meglio. Io credo che debba essere così anche nel settore arbitrale, non è che si può far finta di niente. Si riconosce l'errore e si cerca di migliorarlo. Ci sono altre domande? Salve, buonasera mister. Sì, sì, ho visto. Le volevo chiedere, da un punto di vista psicologico, una partita finita in questo modo per i calciatori può lasciare qualche strascico, visto che poi fra pochissimi giorni si gioca una partita altrettanto importante all'Olimpico? Io credo che dobbiamo separare le cose, la rabbia, la delusione, l'arrabbiatura per quello che è successo, c'è naturalmente, però dopo dall'altro c'è anche la partita che è stata fatta con grande piglio, con grande intensità, con grande volontà da parte di tutti. Insomma, credo che l'Atalanta, che è un'ottima squadra, è stata messa sotto da questo punto di vista, sotto il profilo fisico, tecnico. Si meritava di vincere, punto, non ci sono altre discussioni e quindi su quello dobbiamo lavorare. Certamente recuperare non sarà facile, ma insomma io credo che la squadra sta molto bene, abbiamo recuperato Maximovic, adesso recupereremo Mario Rui e la prossima partita, speriamo che all'anno non abbia niente, insomma gli attaccanti stanno mostrando freschezza, efficacia, insomma le cose stanno andando, sì, si dispiace che 2 punti in più in classifica ci avrebbero alzato un po', ma insomma il tempo per recuperare c'è. L'ultima credo, il mio Napoli. Mister, domani a mente fredda pensa di essere ancora arrabbiato per l'episodio, per la svista, oppure magari sarà più arrabbiato con i suoi